guys, bentornati qui nel mio canale, io come sempre sono il vostro Olimpico 900. Prima di cominciare con il video di oggi però lasciatemi dire una cosina. Vorrei sapere ragazzi se in questo canale volete o meno una serie dedicata a FIFA 18. Per questo motivo vi lascerò un sondaggio qui sopra dove appunto potete rispondere sì o no se portare o meno una serie dedicata a FIFA 18. Ed ovviamente una carriera che, fidatevi ragazzi, in questo modo non avete mai vista. Ora che il mini spot all'interno del canale è terminato, diamo spazio ai saluti di oggi. Oggi è il turno di Michele Di Perna, Madafaka Nega e Antonio Langiu. Grazie mille amici miei per aver lasciato il commento salutami, e se anche voi volete essere salutati dal sottoscritto basta scrivere qui sotto l'hashtag salutami e verrete salutati nei prossimi episodi. Ma ora arriviamo alla parte più succulenta del video ragazzi, forse sveleremo il mistero che si nasconde dietro Jiren il grigio. Perdonatemi se un tanto andrò a leggere perché ragazzi le informazioni che ho raccolto in questi giorni sono veramente molte e ho paura di perderne qualcuna, quindi magari perdonatemi se vedete ogni tanto l'occhio finisce appunto sul testo che mi sono preparato. Tutti noi ci stiamo chiedendo da un po' di tempo cosa si nasconde dietro il potere devastante di Jiren. Quali sono i suoi segreti più nascosti? In fin dei conti nessuno sa chi sia davvero Jiren. Oggi proverò ad analizzare un paio di fattori e proverò insieme a voi a svelare quale mistero si nasconde dietro Jiren il grigio appunto. Nel mondo di Dragon Ball sappiamo che molto spesso i nomi sono assegnati ai personaggi in maniera non proprio casuale. L'esempio più lampante è proprio il nome di Son Goku, che sta a significare re delle scimmie, tratto dalla leggenda di Saiyuki. Altre volte i nomi invece vengono ispirati da altri elementi e vengono caratterizzati in una singola categoria. Basta vedere appunto Karot Karota, Vegeta Vegetale, Radish Radicchio e così via insomma. Gli stessi Trunks, Pantaloncino e Brario Giseno sono altri nomi che nascondono un significato preciso. In Dragon Ball Super, più precisamente all'interno del torneo, sappiamo che i nomi degli dei sono ispirati tutti quanti a nomi dei liquori. Ora invece arriviamo a Jiren. Bene, per scoprire il significato del suo nome ragazzi bisogna invertire le due sillabe che compongono il nome stesso. Ed ecco che abbiamo ottenuto la parola Renji. Romanizzazione della parola range che in inglese significa stufa. Ora sappiamo bene tutti quanti che la stufa è un oggetto che emana calore e proprio questa parola non vi dice nulla? Se torniamo nell'episodio 110, nell'esatto momento in cui Jiren blocca l'attacco di Ultra Instinct Goku, se ricordate bene pronuncia una frase che di prima acchito sembrava non significare molto, ma dopo aver analizzato quello che abbiamo visto assume un po' più di valore. Esattamente Jiren dice a Goku: il tuo calore, questo è il tuo limite. Ora, il fatto che Jiren si esprima con calore e dopo aver scoperto il significato del suo nome posso dire con fermezza che la cosa non può essere casuale. Anche il suo ki che viene rilasciato somiglia molto ad una fiamma se ci pensate. E ora leggerò testualmente una definizione della parola calore. Il calore è definito come il contributo di energia trasformata a seguito di una reazione chimica o nucleare e trasferita tra due sistemi o tra due parti dello stesso sistema, non imputabile ad un lavoro o ad una conversione tra due differenti tipi di energia. Il calore quindi è una forma di energia trasferita e non una forma di energia contenuta come l'energia interna. Perfetto, se l'intenzione di Akira per creare Jiren avesse preso spunto proprio dal significato della parola calore, beh, qui ci troveremo di fronte a due sole possibilità. La prima è che Jiren crei un calore così intenso da generare una potenza sconfinata. La seconda, amici miei, è quella più probabile. Jiren è il frutto di una creazione. Jiren è il risultato di una specie di esperimento dove al suo interno è stato trasferito un potere. A conti fatti, Jiren potrebbe essere una specie di catalizzatore di potere. Insomma, per farla breve, il potere di Jiren potrebbe essergli stato dato da qualcun altro. Magari Jiren è stato omaggiato dalla forza di un qualche vecchio dio della distruzione che, avendo riconosciuto in lui un valore altissimo, gli abbia lasciato in eredità il potere di una divinità. E effettivamente questo potrebbe starci, così come potrebbe starci, sempre parlando di calore amici miei, proprio nella seconda immagine che noi conosciamo di Goku trasformato in Ultra Instinct, dove si vede quella specie di fiamme giganti che diciamo aloneggiano intorno a lui, quello che praticamente non abbiamo visto ancora nello scontro perché quella era una bozza di Ultra Instinct e poi credo avverrà a questo punto poi una trasformazione permanente anche per Goku, dove appunto però ragazzi la differenza la farà il calore, perché quelle a questo punto sono fiamme di calore puro. Comunque sia, non appena avrò nuove info a riguardo ve ne proporrò come sempre in maniera veloce e netta. Ora, sono curioso di sapere voi cosa ne pensate, quindi come sempre sotto con i commenti dateci sotto con le vostre teorie, con le vostre idee fantasmagoriche che le commenteremo insieme come al solito. Detto questo amici miei, io posso anche salutarvi qui, il video termina e se volete lasciate un like, se raggiungiamo i 150 like porterò un nuovo entusiasmante video teoria dedicato appunto a Dragon Ball Super, magari ancora nello specifico di Jiren. Noi come sempre ci vediamo al prossimo episodio. Hello guys!